La situazione occupazionale del Canavese da anni ormai in continua contrazione, costituendo fonte di grave preoccupazione per il territorio lavorativo delle nuove generazioni di una parte del Piemonte che dal punto di vista occupazionale facevano riferimento proprio a questa zona. La Compuprint di Leni, con la sua sede principale basso canavesana, in questo senso ha rivestito per anni un ruolo fondamentale nel tessuto economico canavesano, sia per le implicazioni occupazionali che per l'importante bagaglio tecnologico delle lavorazioni. I cambiamenti societari che hanno interessato l'azienda negli ultimi anni, lungi dal rilanciare le produzioni e l'occupazione, sono stati occasione per il trasferimento in altri paesi di tecnologie e macchinari, tutto a scapito dello stabilimento canavesano. Ed ora i lavoratori, tutti residenti in zona, rischiano di trovarsi a spasso. La Compuprint è peraltro, dal punto di vista occupazionale, una delle più grandi aziende del Canavese e la sua chiusura definitiva avrebbe un impatto sociale gravissimo per il territorio. L'acquisizione di Compuprint da parte del gruppo GDS nel 2007 è stata ottenuta in base a precisi accordi firmati in sede ministeriale che assicuravano il rispetto dei livelli occupazionali ante acquisizione e quindi ora non si capisce come il mancato rispetto dei livelli concordati sull'occupazione, il mancato rispetto degli accordi sulla rotazione dei lavoratori in cassa integrazione, lo spostamento dello stabilimento da Caluso a Leni e il trasferimento di macchinari e cespiti aziendali verso altre aziende extranazionali del gruppo GDS possano essere avvenute ed è ovvio che tutti questi elementi rappresentano gravi violazioni dell'accordo ministeriale di acquisizione della Compuprint. Ora la decisione aziendale della chiusura di buona parte delle attività di Compuprint implica 240 lavoratori in esubero su 268 totali ed ha portato alla richiesta di un anno di cassa integrazione ed eventualmente un secondo anno solo se si realizzerà la ricollocazione di almeno il 30% degli esuberi entro i primi 12 mesi. Al termine della cassa integrazione i lavoratori saranno in ogni caso licenziati e quindi non resta che attirare l'attenzione degli enti locali affinché svolgano il proprio ruolo nella difesa dell'occupazione in Canavese ed in particolare del patrimonio professionale ed occupazionale rappresentato dalla Compuprint. E così nei giorni scorsi è stato chiesto a molti comuni di portare in consiglio la questione affinché i singoli consigli comunali esprimano la propria solidarietà ai lavoratori e di riflesso rimanga alta l'attenzione a livello mediatico. Poca cosa rispetto alla limitatezza di azione che hanno i singoli comuni canavesani che comunque in diversi casi hanno diligentemente appoggiato l'ordine del giorno in oggetto. Tra questi più celeri sono stati proprio i comuni limitrofi come Foglizzo, San Benigno, Volpiano, ma anche Montalenghe che hanno già approvato il documento o che hanno in previsione la sua approvazione a breve. È richiesto inoltre ai comuni di attivarsi verso la dirigenza Compuprint e verso il capogruppo GDS esprimendo il proprio dissenso per la scelta di chiudere l'azienda e licenziare i lavoratori. Provincia e Regione sono state invece allertate per l'ennesima volta per la ricerca di soluzioni occupazionali di ricollocazione a favore dei lavoratori Compuprint. Per ora comunque gli unici a fare i fatti sono purtroppo i vertici GDS e Compuprint, mentre la risposta delle istituzioni sono solo parole.